Benvenuti a Cook Academy TV. In questa puntata oggi avremo un ospite speciale a cui sono particolarmente affezionata solo per dove si trova. Con me oggi c'è Gianpaolo Raschi del ristorante da Guido Rimini e anche del ristorante Augusta a Rimini in centro. Benvenuto Gianpaolo. Grazie Cristina, grazie a voi per l'invito. Sono particolarmente affezionata perché ognuno nella sua terra, nel suo territorio, nella sua zona c'è sempre questa complicità. Da riminese, quindi ti dico benvenuta qui con noi, soprattutto perché con questi due ristoranti dove direi che c'è la storia di una famiglia, di persone che lavorano, dove è stata ottenuta la stella, cosa non da poco, dal 2008 ad oggi mantenuta, perché oltre a prenderla bisogna mantenerla negli anni, e quindi con queste due nuove ristorazioni, diciamo così, hai modo di presentare il tuo modo di vedere la cucina, perché è molto interessante questa cosa. Quindi la tua cucina e la presenti in questi due ristoranti che hanno delle particolarità diverse. Che cosa mi puoi raccontare? Ti dico innanzitutto che la mia è una cucina che si basa sui ricordi e sull'esperienza fatta nella cucina di Guido inizialmente, perché poi l'altro ristorante è nato da poco, è appena 2 anni di vita. E quindi il ricordo dei profumi, delle gesta soprattutto di mia mamma e di mia nonna che cucinavano, la nonna Augusta, moglie di Guido, la prima cuoca di Guido e poi diventa poi la protagonista del nostro nuovo ristorante. Quindi dentro di me c'è queste immagini, questi flashback di mani che lavorano e di profumi, di scintille di fuoco che salgono Guido in cielo. Guido e Augusta che è stato l'inizio, no? Quindi diciamo sì. Che anche il secondo, proprio poi usare il nome della nonna è stato un voler rendere merito, dare onore. In questi due locali, e dove ci sono delle caratteristiche diverse, che cosa troviamo nel tuo menù? Quali sono i piatti rappresentativi o come li vuoi, diciamo così, diversificare? Allora, Guido, come detto tu prima, stella Michelin dal 2008, una cucina, Guido si trova sulla spiaggia di Miramare, quindi abbiamo il mare di fronte, quindi una cucina fatta esclusivamente con prodotti del mare, quindi pescato locale. Guarda, poi apro un got solo d'inverno, perché il mare d'inverno è bellissimo. Essere seduti con un bicchiere, un piatto, ma anche soltanto essere seduti e guardare il mare, magari anche un po' in tempesta, già quella è la prima emozione. Anche quando nevica è molto bello. Sì. Purtroppo fa raramente. Augusta invece è una cucina che vuole essere una cucina più di pancia, tra virgolette, no? Dove riportiamo in tavola i sapori della cucina riminese marinara di una volta, ma non solo quella, anche della cultura contadina, perché poi Augusta e Guido vengono dalle colline di Rimini, dietro, vicino al Coriano. E quindi c'è questa voglia anche di far assaggiare un ragù fatto di carne fatto bene, un galletto alla cacciatore piuttosto che un altro pezzo di carne, affiancati chiaramente alla cucina marinara, quindi il fritto classico di pesce, lo spaghettone come si faceva una volta con il sugo rosso di vongole, il ragù fatto come quello di carne con le cotture lente e lunghe. Allora adesso mi devi raccontare, io so che non l'ho mai assaggiato, il tuo spaghetto che è storico, quale? Quello con le ostriche? Quello con le ostriche. Com'è? Allora, nasce da un'idea proprio fulmine, istantanea, no? Mangi le ostriche e vai in Francia, ok? Quindi in Francia l'ostrica normalmente è abbinata al burro, e alla cipolla, queste basi un pochino acide. E poi dico, cavolo, ma perché non posso mettere un elemento tipicamente d'Oltralpe come l'ostrica cruda con un prodotto italiano, proprio l'italianità della tavola, la pasta. Metti insieme questi due elementi, la pasta calda, l'ostrica cruda, il burro, la buccia di limone, il pepe, la cipolla, è venuto fuori spaghetto alle ostriche. Sì, comunque è uno dei piatti che ti rappresenta, perché io dico da Guido, quello dello spaghetto con l'ostrica cruda, cioè è rimasta nella memoria del cliente. Ce l'hai ancora oggi in carta? Sono 15 anni che è in carta. Quindi è un simbolo. Penso che non andrà più via. Certo, forse ma deve rimanerlo, perché quello rappresenta tutto il percorso. Esatto, quello è stato proprio, diciamo, l'inizio del periodo che poi dopo ha caratterizzato Guido in Perfetto. Tutto il resto. Bene. Grazie. Gianpaolo, adesso siamo in cucina.
Quindi il momento clou è la ricetta. Che cosa mi prepari? Anzi, che cosa prepariamo ai nostri telespettatori, perché parliamo di questo piatto? Dimmi pure. Ho voluto preparare questo, voglio prepararvi, farvi vedere come fare questo risotto sulla base di un ricordo della mia infanzia, dove c'era la nostra madre che cucinava i cavolfiori nell'acqua, poi la pasta, e li mantecava con queste acciughe sotto sale, i capperi, il peperoncino e l'aglio. Quindi parto da quel ricordo per poi realizzare un risotto. Il nome che gli hai dato a questo piatto? Un risotto a cavoli alici. Molto semplice, bravo. Plain, sì, solo pulito. Per la semplicità. Risotto a cavoli alici. Cominciamo subito a preparare la ricetta mentre mi racconti tutto quanto. Allora, partiamo innanzitutto da cuocere il cavolfiore in acqua salata, bollente. Il cavolfiore deve diventare fondente, deve stracuocere. È bello, quindi, questa cosa, noi diciamo di solito si è stracotto, invece è fondente, vedi, è tutto più bello, le parole giuste, le parole giuste ci aiutano. Lasciamo quindi coperto, qui cottura del lenta, cavolfiore. Piano piano, cottura cavolfiore, e a parte abbiamo anche preparato del brodo di pesce, fatto in maniera classica, una proporzione di circa 1 chilo di pesce da brodo puliti con 2 litri di acqua, appena un po' di sale. Si lascia bollire piano piano per 40 minuti, poi dopo andiamo a filtrare. E questo è il risultato. E questo è il risultato, perfetto. Partiamo dalla ricetta, gli ingredienti sono chiaramente alici fresche, alici sott'olio, capperi, aglio, famiglia dei cavoli e riso. Perfetto. Iniziamo con mettere un leggero soffritto nel nostro tegamino. Quindi parti con la cottura fondo del riso. Sì, con la cottura del fondo del riso. Un pezzettino di aglio schiacciato, lo lasciamo così in camicia. Mettiamo la zucchetta. Acciuga sott'olio e capperi. Qualche cappero battuto. Quindi questo è il possiamo fondo? Mettere anche due. Sì. Si devono sciogliere, ma non deve soffriggere, si deve sciogliere lentamente. Tagliamo i capperini. Perfetto. E quindi in questo caso tu hai sostituito lo spaghetto con il riso e diventa un risotto. E mantecato anche fuori. Mantecato poi col cavolfiore. Sì. E nella tua cucina, che io conosco e apprezzo, ma come moltissimi, perché il successo che è arrivato nei ristoranti, dobbiamo dire, perché non c'è solo da Guido che è stato il primo, quello storico di famiglia, esatto. Perché lì è la famiglia dove tutto lì, è nato. Lì nasce tutto, Guido era il nonno, quindi 3 generazioni di malati di cucina. Beh, malati di cucina, però dai, così, ha dato dei bei risultati. Aggiungiamo anche del peperoncino nel fondino. Okay. Giusto per dargli una spinta. Non deve andare però troppo forte. No, non deve andare troppo quindi forte. È un però po' come quando si fa lo spaghetto aglio, olio, peperoncino, esatto, no? Sì. Deve venire dolce, si deve sciogliere. Possiamo aggiungere anche un pochino di olio, che poi dopo una parte lo teniamo via per condire poi il riso sopra. Quindi questo fondo lo facciamo andare, una volta pronto una cucchiaiata la tiriamo indietro. Esattamente. Ok. E le alici come le usiamo in questo caso? Le alici vengono pulite, adesso vi faccio vedere come, e poi cucinate sulla padella calda, appena appena con un filetto di olio, un filo di olio, dal basso verso l'alto. Facciamo vedere come, quindi dalla testa. Dalla testa, sciogliamo via per l'interiore, andiamo dentro, lì possiamo spegnere, Cristina. Sì, già. Spegniamo già? Sì, ok, quindi vedete che deve essere proprio dolce. E togliamo via la spina così. Lasciamo magari, no, togliamo anche la codina, è meglio. E quindi una leggera sciacquazzina. Andiamo proprio a sfilettare. Sì, adesso ne preparo due per mettere sopra il riso. A questo punto tiriamo via un cucchiaio di questo e andiamo ad aggiungere il riso. Esatto. Dico bene? Prima bagniamo con un po' di aceto di mele, che diamo una nota un po' dolce e acida. Okay. L'acciuga vedete che è bella sciolta, i profumi non li sentite ma li sento io, posso garantire che vanno bene. Aggiungo ancora un pochino di olio, che perché devo toglierne un po' per decorare il piatto poi infine. E un po' di aceto. E un po' di aceto di mele. Aceto, ma poco, vino e anche aceto, succo di limone, va bene, un po' di acidità comunque. Diciamo che nel risotto il fatto che abbiamo gusti alziamo, dolci, lo facciamo è fondamentale sfumare. Aggiungere la punta di acidità per equilibrare i gusti. Sì, nella cucina classica l'aceto si è, ecco qua, vedete? È già abbiamo pronto. Tolto l'aceto, via. Allora, togliamo l'aglio, perché poi il suo lavoro l'ha già fatto. L'aglio, come si dice, non è un ingrediente ma è un aroma. Andiamo col riso a cuocere il nostro riso. Hai una scelta particolare per il risotto? Per abitudine, perché per anche diciamo
aiuto in cucina per tempi e gestione. Usiamo carnaroli invecchiato che... Un must dei tutti, però da una, è una costante, esatto. È costante, è una cosa... Parlando proprio di qualità, e anche qui abbiamo già visto un elemento che sia costante, la tua cucina, abbiamo già visto che c'è il ricordo, il territorio, scelta delle materie prime che già mi hai accennato, e cos'altro aggiungi? Fantasia. Creatività. Creatività. Quella è fondamentale. E poi dopo c'è la, l'aspetto fondamentale che è la passione, l'amore per quello che fai, se no senza di quello come va sulla parte. E poi diciamo che in questa maniera, con non solo ristorante da Guido, ma anche Augusta in centro, queste due tipologie diverse, dove però il denominatore comune di questi aspetti è presente. È presentissimo, sì, perché comunque io non nasco in una, la mia non è una formazione alberghiera, quindi io nasco dentro la cucina di Guido, vedevo cucinare mia mamma, mia nonna. Allora, fondamentalmente è la cucina della memoria. Sì, mi piace riprendere. Memoria, sentimento, emozione. Questo va avanti a cuocere. Questo va avanti col brodo di pesce. Andiamo con le altre realizzazioni degli altri elementi. Scaldiamo leggermente la padella, non deve essere incandescente. Appena olio. Appena, sì, questa è appena appena una lacrima di olio. Ecco qua. Prendiamo le nostre acciughe e le mettiamo in piedi così. Le facciamo stare in piedi. Qui c'è un lavoro anche di equilibrismo. No, eh? Si allargano da sole, stanno, okay. stanno su da sole. Sì, sì. Anche perché poi hanno una cottura velocissima. Sì, già sì, ma le lascio cuocere così. E si mette un po' di pepe, poco. Un po' di sale. Ok, quindi questa sarà la decorazione. Cosa mettiamo sopra poi nel riso, oltre a... È una fogliolina di prezzemolo. Nel riso sopra andiamo a mettere la parte del soffritto che abbiamo tenuto da parte, battuta con un po' di prezzemolo, le acciughe. Queste qui veramente devono cuocere veramente pochissimo. Quindi le possiamo, già col calore della padella è a posto. Col calore della padella si potrebbero già spegnere, okay. E lasciare qua. Perfetto. Il calore continua a fare il suo lavoro. E poi mettiamo sopra qualche decorazione con qualche cavolo, se volete, colorato, per dargli un po' di... Il tempo di cottura di questo riso? Qui siamo sui 12-13 minuti. Adesso ti chiedo, perché c'è chi lo gira, chi non lo gira. Io ho visto che tu all'inizio, come me, copri e lo lasci un attimino tranquillo. Sì. E poi mantechi alla fine. Mia mamma mi ha insegnato che abbiamo girato di continuo. Di continuo? No, te lo chiedo, perché giustamente a volte abbiamo queste poi, situazioni. Questo è un riso particolare, essendo un riso invecchiato rilascia pochissimo amido, quindi la mantecatura è fondamentale per poi avere questo e effetto. E quindi lo possiamo lavorare. Gianpaolo, guarda, mi sembra che i cavolfiori ci sono quasi. Secondo me una sì. Volta che sono ben cotti, è questi. Perfetto. Allora io questi li tolgo, che li scoliamo e cosa otteniamo? Allora, scoliamo, prendiamo un frullatore a campana. Usiamo un po' di acqua di cottura e otteniamo questa crema di cavolfiore bella fluida, liscia, okay. Così. Nient'altro. Che ci servirà per andare a mantecare. Allora, il, siccome il ci manca risotto. Ancora 7-8 minuti, esatto, direi, sì. Nel risotto. Esattamente. Andiamo intanto a vedere il ristorante in centro a Augusta, in centro a Rimini, che è, un è una bella passeggiata, un bel giro ed è proprio un bel posto. Grazie. Benvenuti da Augusta, nel cuore della nostra città, della nostra Rimini, della mia Rimini, nella nuova piazza Malatesta che trovate qui alle mie spalle, vicino al ristorante, il teatro ricostruito, il castello, il museo Fellini, il museo dell'arte contemporanea. E Augusta l'abbiamo trovata qua, in questo spazio, speranzosi, mio fratello, di avere un posto che ricordasse poi la memoria, no? Augusta non è altro che il nome della nonna, la moglie di Guido, quindi la prima cuoca di Guido, come ho detto in trasmissione. Quindi una tavola dedicata alla nonna, dedicata alla famiglia, dove ritroviamo i sapori vecchi, i sapori
che hanno accompagnato la mia infanzia e anche quella di mio fratello. Siamo io e Luca che portiamo avanti questo progetto assieme a Guido. E sulla tavola proponiamo il nostro spaghetto fatto col sugo di rosso di vongole, come si preparava una volta, il fritto misto dell'Adriatico, il risotto rosso della tradizione, il trancio di pesce cotto sulla brace, poi grigliato e poi marinato, accompagnato con questa salsa d'aceto. Quindi tutti i sapori che portano un po' alla memoria della cucina marinara riminese. Questo è il nostro spazio. Qui dove mi trovo adesso è l'angolo che ricorda un pochino il foyer del teatro, quindi questo riallaccio, quindi uno spazio per un aperitivo, per un bicchiere di vino o un drink al bancone, e il nostro giardino fuori che vi aspetta per una cena, per un pranzo immerso nel cuore della città, in una situazione comunque completamente tranquilla e romantica. Allora, il risotto è arrivato a cottura, bello asciutto, perché poi dopo andiamo a inserire il nostro crema di cavolfiore. Spegniamo il fuoco, okay, zero, lo lasciamo un attimino. Ricordiamo che la mantecatura si fa a fuoco spento. Sempre. Sempre. Non è un continuo, ma è un completare. Quindi usiamo la crema di cavolfiore. Un cucchiaio di crema di cavolfiore. Perfetto. E andiamo a mischiare. Già vedi Cristina che prende effetto onda. Il profumo. Qui l'aglio, l'olio, il peperoncino, le alici e un po' di burro morbido che poi dopo ci aiuta. Non può mancare perché il riso chiama il burro. Assolutamente, sempre, diciamo la verità. Sì. Ok. E noi? Siamo pronti per impiattare. Siamo pronti per impiattare, sì. Tanto che lo lasciamo riposare un attimino, mi preparo un minimo di decorazione, prendiamo questi bei cavoli colorati, facciamo un po' di bricioline colorate che andiamo a mettere sul piatto, un po' miste. Quindi riprendiamo, quindi abbiamo un piatto dove c'è il ricordo, il gusto, il profumo, il territorio, c'è un po' di tutto. Esatto. Perché ed è fondamentale, sì, e poi il discorso. Guarda, questo qui lo mettiamo sposto di fianco qua. Così lo riusciamo a far vedere. Perfetto. Prepariamo un impiattamento a regola d'arte, come si suol dire, perché anche come si dice a Rimini da patacca. Guarda, sì, vabbè, dai, adesso perché proprio su questa cosa. Perché io sono riminese, tu sei riminese, doc, perché anch'io sono nata verso Bellariva, Tela, Miramare, in centro, proprio Rimini. Quindi questo piatto era lo spaghetto, il riso che voleva essere lo spaghetto, quasi. Più o meno sì, più o meno sì. E abbiamo tutto lo spaghetto che voleva diventare che questo un è un lavoro che tu hai fatto, che l'hai preparato per noi, questa ricetta, che però c'è in una vestita un pochettino diverso anche nel ristorante. Sì, è entrato da Guido in carta già da ieri, e in una veste un pochino più elaborata, però comunque sempre con questo concetto degli elementi e il concetto della memoria, chiaramente. Okay. Allora andiamo a mettere le bricioline di cavolo, a colorarlo un po' così, come se fosse una sorta di camouflage. Sì. Sta venendo anche bene. Prendo allora la parte di soffritto che abbiamo tenuto prima importante. In disparte, esatto, sì, che va a dare la parte, quella, la spinta di sapore. Questo un po' adesso viene definito il gusto umami, no? Che poi sono quei gusti forti, no? Il concentrato, i prodotti sottosale, però le sicuramente riduzioni. Le riduzioni, le salse, che e quindi proprio quel gusto che non è solo sale, è qualcosa in più. È memoria. Quindi, vai, bellissimo. Cioè, è memoria. Sicuramente è buonissimo, ma è anche bellissimo. Assestiamo un po' il riso e togliamo l'anello. Voilà. E voilà, signori. Guarda, non ho parole. Ce le ho, che adesso io lo mangio. Così ve lo posso dire com'è. Guarda, bellissimo. Nella semplicità, l'eleganza e sicuramente poi c'è tutta questa bellissima, il ricordo, il territorio. Grazie mille. Grazie, grazie mille. A voi. Grazie e a soprattutto voi. Perché sei un'eccellenza sul territorio, perché a me è a Sud Rimini e quindi mi dispiace per voi, ma noi ce l'abbiamo. Oggi vediamo due bellissimi piatti che incontrano sia la tradizione sia la salute, perché l'abilità dei grandi chef e dei chef stellati è proprio questo, di valorizzare il territorio e di riuscire a esaltare i sapori anche i più semplici. Quindi vediamo come questa crema di cavolfiore
rende il piatto sia dolce che equilibrato, e allo stesso tempo la sapidità delle alici che danno quella grinta che effettivamente a volte nei cavoli in casa manca. Inoltre riusciamo a vedere come abbiamo il rispetto della tradizione, perché comunque riuscire a valorizzare un prodotto semplice apportando una miglioria e facendo sì che in bocca ci sia tutto il sapore senza aver bisogno di esagerare con i condimenti, ci permette di avere un'alimentazione sana e sempre molto bilanciata. Un esempio quindi di quello che si tratta e spesso e volentieri si vuole diffondere con la sana e corretta alimentazione. Lo stesso vale anche per il baccalà, che è un piatto molto semplice e molto spendibile e che durante l'inverno nelle nostre tavole non dovrebbe mai mancare. In questo caso l'attenzione va sul sale, bisogna saperlo lavorare, ma sicuramente dobbiamo dare spazio alla fantasia e al far sempre delle ricette bilanciate, sia con una fonte di carboidrati, sia con una fonte di verdure. Buon appetito! E adesso Gianpaolo, quale altra ricetta mi delizi? Perché il risotto era, vi assicuro, che era veramente emozionante. Sì, troppo buono. Allora, adesso proviamo a fare questo piatto, che è un piatto che vorrà entrerà forse in carta da Augusto, in fase di sperimentazione, qui chiaramente in maniera molto più semplificata, del baccalà croccante, dove usiamo del limone, del pan grattato, delle uova sode, della farina per infarinarlo. Quindi adesso noi lo chiamiamo baccalà croccante, ma sicuramente se ti vediamo trovare fra un po' potremmo trovare questa ricetta un attimino diversa, ma anche con un altro nome, ma comunque c'è del baccalà. Esatto. Partiamo subito. Da un po' di acqua già un po' calda, tiepida, possiamo usare sia un filetto di baccalà come questo, il cuore del baccalà, o semplicemente il baccalà ammollato, dove abbiamo poi anche l'utilizzo di tutte le parti di scarto. Sì, quindi è altra cosa che abbiamo visto fondamentale, tutti gli scarti, tutte le parti che vengono eliminate dal prodotto, poi lo riutilizziamo per fare una base. Qui mi sembra abbiamo acqua, vai a mettere tutti acqua. Adesso noi qui abbiamo un pezzettino, ma quando abbiamo il filetto grande abbiamo tutte le parature. Questi intanto mi preparo i bocconcini, che poi, cioè i filetti, i pezzi di filetto che andranno quindi a completare il piatto. Questo è il filetto che farà parte. Gli scarti li andiamo a mettere lì, questi dopo li cuociamo nel brodo andiamo a mettere anche un pezzo di limone. Ok. Quindi questo è un brodo che ci serve sia per la cottura del filetto stesso. Esatto. E per preparare la salsa di condimento dell'insalata. Delle foglie d'alloro e del un ramo di prezzemolo. Perfetto. Quando arriviamo a temperatura, alziamo un pochino adesso. Ok. Perfetto. Andiamo a cuocere, ma per pochissimi minuti, il filetto all'interno del nostro brodo. L'acqua. Sala non lo usiamo il perché generalmente... Il sale non lo usiamo perché questo è un prodotto di salato, però comunque in acqua rilascia ancora sale, quindi siamo già con la sapidità giusta. Dopodiché scoliamo il nostro filetto e facciamo tutti gli altri passaggi. Il brodo, una volta che ha cotto per circa mezz'ora, viene tolta la parte verde e il pezzo di limone, si può frullare tutto assieme con un frullatore a dimensione, si setaccia, si rimette sul fuoco e si porta a consistenza, che questo è il nostro condimento per l'insalata. Allora, se ho capito bene, questo è un brodo aromatizzato con gli scarti e erbe aromatiche che serve sia per cucinare i nostri filetti, ma poi lo fai bollire, filtrare, frullare si e ridurre. Quindi si riduce, esatto. È come se fosse si monta con un po' una demi-glace, il fondo bruno del pesce. Esatto, sì, è un fondo bruno del pesce, che è quello che poi si chiama in Portogallo il pil-pil, che è questa cottura fatta per riduzione di tutti i brodi fatti con gli scarti. Quindi anche del qui pesce c'è del baccalà. Un ricordo magari di un viaggio, di qualcosa. Beh, io sono sempre curioso, quindi leggo tantissimi libri, soprattutto di cucina nostra locale. E questa, è, tra virgolette, l'ho trovata definita come baccalà alla romagnola, però addirittura bello a me però noi ci vabbè, però noi l'abbiamo fatto diventare però mi piaceva l'idea perché nel questa è la parte croccante, il succo del limone, certo. Infatti cosa ci mettiamo, cosa fai con quell'insalata? L'insalata tanto facciamo vedere, cominciamo, esatto, pure. Allora qui abbiamo usato un po' di temperatura, tocchiamo, non deve cuocere, non deve bollire, deve stare intorno, adesso dico anche la parte tecnica, sì a 60-70 gradi, non di più. Ok, ma facciamo un inciso, tutti i pesci bolliti non devono mai bollire, superare i 70 gradi. La parte del collagene si distrugge e tendono poi a rompersi, detto molto semplicemente. Quindi è una cottura dolce, sui 70 gradi. Diventano fibrosi, quindi perdi sì. Intanto prepariamo allora, il resto. Qui non ci ho messo la cipolla dentro, ma posso aggiungerla anche adesso, non è un problema, non l'ho dimenticato, perfetto.
Prepariamo il resto. Panatura. Panatura. Pane da toast, frullato normalmente. Uova sode, le sbricioliamo dentro. Quindi usi questa panatura con il pane un po' grossolano e dell'uovo sodo sbriciolato. Esatto, sì. Okay. Ben cotto, il tuorlo d'uovo deve essere molto ben cotto. Si impastano bene. Ok. Ok. E poi dopo abbiamo il passaggio classico che si fa per le fritture, farina, uovo, che adesso lo sbatto. E quindi la panatura. E per la panatura. Dici che ci siamo? Per me ci siamo, adesso lo raccolgo. Quindi lo tiriamo via dalla liquida. In maniera molto delicata, mi raccomando. Sì. Qui ci vuole un po' di attenzione. Ma l'amianto anche. Vedete come rimane bello umido. Ecco, allora abbiamo tutto pronto per la nostra panatura. Guarda, intanto faccio così che metto qua l'olio, un olio di arachidi, un olio da friggere. Sì. Ok. Allora, l'olio deve essere intorno ai 150-160 gradi, non più alto, altrimenti la panatura si brucia velocemente. Facciamo il passaggio classico. Farina, adesso se gli lasciate fare un po' di frigorifero è meglio. Perché, sì, poi il collagene assorbe. Il collagene assorbe, esatto. E si fai compatta. Una doppia panatura o una panatura semplice? No, faccio una panatura semplice. Adesso perché qui mi sa che la doppia panatura, diciamo che molte volte viene utilizzata quando dobbiamo compattare di più un prodotto che tende magari a sbriciolarsi, a rompere, tipo una crocchetta, no? Oppure. Esatto. E quindi si sente sempre doppia panatura, si passa due volte nell'uovo e nel pane. Okay, adesso invece questo abbiamo usato un filetto, ma si può tranquillamente usare anche il la baffa intera con il baccalà sfaldato. Sì. Stavo guardando la temperatura dell'olio, siamo ancora un po' indietro, intanto posso prepararmi l'insalata. Perfetto. Che sia leggermente croccante, quindi la parte del cuore centrale. Io me la sono immaginata così, tagliata proprio a mo' di hamburger, no? Mm-hmm. Questa parte verde, bella brillante. No, perché c'è la verità, a casa si fa così perché si fa anche prima. Ah, ok. No? C'è anche il discorso, come dici tu, lo collego sempre col ricordo di casa, no? Quando, che a volte invece viene sbriciolata, però in questo caso ci sta. Quindi, questa insalata. E usiamo, la condisci con cosa? Con quella salsa, che abbiamo ottenuto dalla riduzione del brodo, diciamo così, dove abbiamo condito, dove abbiamo scottato i filetti. Quindi ridotto. È un condimento abbastanza sapido, perché comunque ha tutto il gusto del baccalà e degli aromi, perché abbiamo usato delle erbe aromatiche. E aggiungi altro limone. E aggiungo dell'altro limone fresco, che mi piace la freschezza e l'acidità del limone in chiusura. E poi volevo aggiungere ancora un attimino di filo d'olio. Un filo d'olio crudo. Ok. Niente di più. Forse quindi quella è la base manca, del piatto. Possiamo aggiungere anche del pepe, che male non fa. Male non fa. E questa è la nostra base del piatto. Siamo pronti con l'olio. Controlliamo la temperatura. Si controlla sempre. Abbassiamo un po', è troppo alta. Basta controllare con una briciolina di pane, con qualsiasi cosa di umido. E andiamo a friggere. Appoggiamo sopra la nostra schiumarola. Delicatamente, perché è un naturalmente questi prodotti che poi vanno fritti, se vengono fatti riposare in frigorifero per qualche ora, è meglio. Il risultato, ma io direi un po' in tutti i fritti, no? Perché c'è anche uno shock termico. Esatto. Quindi sì, la cottura, come dicevamo, piace a tutti, ma la cottura bisogna farla bene. E friggere è una di quelle tecniche di cottura dove l'attenzione è fondamentale. Assolutamente sì, soprattutto dalla qualità dell'olio e dalla temperatura dello stesso, perché perché la gestione della temperatura quindi è fondamentale. Quindi giusto un attimo per renderlo croccante. Esatto, sì. Vedete come è rimasto bello croccante? Sì. Sì, adesso mettiamo dentro anche l'altro pezzettino. Se non deve stare completamente a bagno nell'olio, faccio questa manovra qui perché la tengo in appoggio sopra il nostro mestolino e cerco di bagnare anche la parte che rimane fuori dall'olio. Sì, ma anche friggere il movimento è fondamentale. Sì, questo è. Poi mi diverte queste cose, mi piace friggere così. Sì, deve piacere. Deve friggere pochissimo, perché il pesce comunque è già cotto. Quando prende colore. Guarda, questo lo spostiamo. Quando così prende colore, il baccalà è pronto. Allora, adesso impiattiamo. E noi siamo pronti per impiattare. Vai pure. Allora, lo lasciamo un pochino lì, possiamo volendo salare leggermente appena un po' la superficie, a poca roba. Piatto. La nostra insalata con le pin pin. Esatto, lo lasciamo un po' largo così, come stiamo improvvisando, ma
È bello della cucina anche questo. Sta improvvisando, ma non è niente lasciato al caso, perché l'esperienza e soprattutto questa cucina portata, come dici tu, una cucina di casa che è stata portata oltre. Tant'è che la stella non è caduta a caso ed è negli anni sta continuando ad avere la risposta sempre della continuità. Esatto. Cos'è cambiato quando hai ottenuto la stella? Allora, è cambiato innanzitutto l'amore di lavoro. Siamo passati, noi la stella l'abbiamo presa nel 2008 con Guido, abbiamo avuto un incremento di fatturato quell'anno pauroso. Oltretutto poi noi facevamo il periodo di chiusura invernale, abbiamo riaperto a febbraio, marzo, la stella nel periodo usciva con le trasmissioni di Vespa porta a porta fino a ottobre, primi di novembre, quindi c'era un'aspettativa altissima. E poi dopo è ma emotivamente, oltre al fatto del lavoro che è fondamentale, perché il ristorante è un'azienda, ricordiamocelo, sì, è un'impresa sempre in ogni caso. Emotivamente, beh, insomma, è una soddisfazione. Bene. È una soddisfazione. Sono contenta. Sono contenta. Ho condito ancora l'insalata con un po' della nostra emulsione fatta con la riduzione dell'acqua di cottura del baccalà. Andiamo a mettere i nostri trancetti di baccalà sopra, che bella freschezza che dà. Hai una grattugia? Guarda, giusto perché il profumo, proprio il profumo dell'improvvisazione, però uno è sempre guidato anche da questa sensazione, no? Tu dici, per me ci manca, io direi che io con questo piatto... Senti? Sì. Il fritto, il limone, questa è tradizione. E quindi la cosa che noi possiamo dire è, oltre ad andare a mangiare al ristorante, perché uno deve provare che è un'esperienza, anche a casa quella di provare. Non date nulla per scontato, se cucinate a casa fatelo con amore e con passione, scegliete i prodotti giusti, perché poi il risultato finale è tutt'altra cosa. Sono parole giuste, ci piace, e io ti vengo a trovare di sicuro, spero ti di aspetto, trovare il tempo, perché è sempre bello, piacevole, non è solo mangiare, ma è sempre qualcosa di più. Grazie Giampaolo di essere stato con... Grazie a te Cristina. Perché è proprio un piacere, e quindi... Ti vengo a trovare presto e invitiamo anche gli altri ad andare a fare un giro a Rimini, andare a trovare Venite a Rimini, Giampaolo. E vi aspetto, saluti da Rimini. Per la 10ª edizione di Cook Academy TV ho pensato di lanciare un contest. Naturalmente di cucina e quindi Cree Social Cuisine. È facile partecipare. Cosa dovete fare? Prima di tutto, ogni mese sceglierò un prodotto. Questo mese ho scelto i cappelletti al formaggio del fumaiolo. Li trovate dovunque. E come dovete fare per partecipare? Prima di tutto, pensate a una ricetta che sia sfiziosa, particolare, che abbia qualche caratteristica che stuzzichi proprio la voglia di mangiare. E poi andate sul sito della produzione XP SRL, tutto quello che trovate scritto qui sotto. Dopodiché caricate foto, ricetta, procedimento e a quel punto non dovete fare altro che aspettare di essere scelti, naturalmente da me. E poi cucineremo insieme. E infine non vi resta che sperare di essere scelti per cucinare in mia compagnia. Quindi seguiteci sui social. Thank you.